Buon pomeriggio a tutti i nostri amici ascoltatori, non teleascoltatori. Oddio, non è Proprio proprio l'errore, l'errore, perché noi noi andiamo andiamo anche anche sulla sulla web web TV. TV. Comunque, Comunque, ben ben trovati trovati a a tutti, tutti, questo questo è è Spazio Spazio Aperto Aperto su su Radio Radio Science, Science, in in compagnia compagnia di di Antonella Antonella Incano. Incano. Ugo Ugo Bombardi. Bombardi. Salutiamo Salutiamo la la regia regia ciao, ciao, Rosario Rosario Moreno Moreno da da Trigo. Trigo. Ciao Ciao Rosario. Rosario. Ciao, Ciao, buonasera a buonasera a tutti tutti quanti. quanti. Buonasera. Buonasera. Salutiamo Salutiamo il il responsabile responsabile di di Veneta.tv.net Veneta.tv.net da da Venezia, Venezia, Massimo Massimo Bonella. Bonella. Ciao Ciao, Massimo. Massimo. Ciao, Ciao Massimo. Massimo. Saluto da Venezia a voi tutti. A brevissimo ti passeremo la linea per le ultime news, Massimo, e salutiamo la nostra ospite Silvia Donghia, giornalista del Fatto Quotidiano. Bentrovata Silvia e grazie. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi e a chi ci ascolta. Bene Silvia, tra qualche minuto torniamo a discutere con te del caso Cucchi che ha visto un risvolto molto interessante nell'ultimo periodo e passiamo ora alla linea a Massimo Bonello per le ultime news. A te Massimo. Sì, grazie. Prendiamo la linea da Venezia alle 18.33, ai microfoni Massimo Bonella. Dunque, rapidamente per non prendervi del tempo, perché poi io alle 19 ho un'altra intervista col Comitato Ragazzi qui dell'Interveneziano con Fabrizio Zabero. Dunque, subito il maltempo in Calabria non nevica più e l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è tornata alla normalità. Ieri circa 200 veicoli erano stati soccorsi dall'ANAS dopo essere rimasti in panne per le forti nevicate. Lo rendeva noto la stessa società che gestisce la rete stradale. Il presidente dell'ANAS ha attivato il commissariamento della struttura di esercizio della 3 Salerno Reggio Calabria, è stata anche avviata un'indagine per accertare le responsabilità di gestione e le eventuali disfunzioni del piano emergenza neve. Proseguiamo. Ilva, la Commissione Unione Europea ha avviato un'indagine approfondita per stabilire se il sostegno dato dallo Stato italiano all'Ilva rispetti le norme sugli aiuti di Stato. Bruxelles vaglierà in particolare se l'accesso agevolato al finanziamento accordato all'Ilva per ammodernare lo stabilimento di Taranto le dia un vantaggio sui concorrenti. Data l'urgenza di decontaminare il sito, la Commissione prevede anche garanzie che consentono all'Italia di attuare subito il risanamento ambientale. Dunque, un flash sulla finanza. Mercoledì nero per le borse europee, piegate dalle forti perdite dei mercati asiatici, con Tokyo ai minimi da 15 mesi a meno 3,7% e Hong Kong a meno 3,8% e dal tonfo del petrolio a 28,16 dollari al barile. Un'occhiata alla nostra testata. Pianeta Oggi TV.net, diamo subito uno sguardo a taglio primo. Abbiamo delle notizie a carattere, diciamo, locali o meglio interregionali. Istria Oggi, la nostra comunità degli italiani, con tutte le varie iniziative da Pirano Fiume e ancora. Scusate, Pirano e Fiume, ci sono due iniziative da Pirano e da Fiume. Poi un reportage, o meglio, un approfondimento da Pandora TV, e come sapete collaboriamo con Pandora TV All News da Roma, emittente televisiva online diretta da Giulietto Chiesa. Manlio Dinucci, una guerra che dura da 25 anni, molto interessante. Poi c'è un'informativa sulle nostre trasmissioni che vanno in onda, o meglio, il nostro settimanale che va in onda sul digitale terrestre, sia digitale UHF, VHF e FM stereo, in più anche web, come in questo caso con Radio Science TV. A seguire un articolo che ci proviene da Antimafia 2000, Mafia arrestato l'avvocato palermitano, gestiva affari clan. E qui c'è appunto tutto l'articolo. Poi vi segnalo come ultimo post che degna di essere messo in evidenza, Chi vivrà Iraq? È un reportage che è stato realizzato dal noto e altresì bravissimo giornalista Fulvio Grimaldi. Documento che è stato tratto sempre in collaborazione con Pandora TV. A seguire poi altre informazioni, tra cui anche notizie sull'ufologia. C'è a tale proposito ripreso un avvistamento molto importante
una enorme astronave sopra Gerusalemme. C'è anche qui poi i vari commenti del noto giornalista Jaime Maussan di Televisa Messico, giornalista, documentarista, reportagista, noto a livello mondiale per la sua serietà con cui conduce questi approfondimenti su tali tematiche. Tutto per il momento da Venezia, noi ci sentiamo alle 19:20 per eventuali aggiornamenti. A voi Bari. Bene, grazie a Massimo Bonella, che riascolteremo in chiusura per gli aggiornamenti ultimi, e torniamo con la nostra ospite Silvia Donghia, giornalista del Fatto Quotidiano. Con te Silvia questa sera riprendiamo un discorso affrontato già qualche mese fa. Parleremo delle svolte che ci sono state nelle indagini relative al caso Cucchi. L'ultima volta che ci siamo sentite sembrava che fosse destinato a rimanere un altro caso senza colpevoli, solo con una nota vittima. Da allora ad oggi, Silvia, che cosa è accaduto? Beh, sono cambiate molte cose perché la Procura di Roma, nella persona del procuratore capo Giuseppe Pignatone, così come aveva promesso a Ilaria Cucchi e alla famiglia Cucchi all'inizio del suo mandato, ha riaperto le indagini, o meglio ha avviato un'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi, che negli ultimi mesi ha prodotto degli sviluppi importanti. Intanto perché ci sono 5 carabinieri indagati. Per la prima volta da quando conosciamo, è venuta fuori questa storia, cioè dalla morte di Stefano nell'ottobre del 2009, per la prima volta sono coinvolti i carabinieri che lo hanno arrestato quella notte. Ricordiamolo brevemente per chi ci ascolta: Stefano Cucchi venne arrestato qui nel Parco degli Acquedotti a Roma la notte tra il 15 e il 16 ottobre appunto del 2009. Venne arrestato perché spacciava alcune dosi di hashish, alcune pasticche di ecstasy proprio all'uscita del Parco degli Acquedotti nella zona di Tortignattara. Venne arrestato e da quel momento in poi ci disse la prima inchiesta e poi il primo processo, gli unici presunti responsabili di quella morte sarebbero stati gli agenti penitenziari che lo presero in carica in realtà la mattina dopo l'arresto. Poco o quasi nulla sapevamo di quella notte perché sono venute fuori adesso nella seconda inchiesta alcune discrepanze, alcuni omissis, alcuni addirittura sbianchettamenti nei verbali redatti dai carabinieri quella notte e soprattutto molte anomalie. Adesso questa seconda inchiesta sta facendo luce proprio su quella notte e dicono i procuratori che ci stanno lavorando e i pubblici ministeri, probabilmente i colpi dati a Stefano Cucchi, visto che pare abbastanza certo, almeno secondo le parole della Procura di Roma, che un pestaggio ci sia stato, ebbene quel pestaggio sarebbe avvenuto proprio all'interno di una di quelle caserme, che appunto non compariva in alcun modo nei verbali dell'arresto, né nei verbali che poi arrivarono nella prima inchiesta. Questa è una svolta importante, una svolta che ci dice, come dicevi tu Antonella, che non è vero che non ci sono colpevoli, o forse anche lì, magari ne parleremo più avanti, non ci saranno perché i reati saranno prescritti se il reato rimarrà quello di lesioni così come formulato finora, però quantomeno abbiamo altri nomi su cui indagare e su questo noi del Fatto Quotidiano stiamo lavorando molto. Del resto la nostra battaglia per Stefano Cucchi va avanti da pochissime ore dopo la sua morte, venimmo a conoscenza di questa storia e iniziamo a raccontarla e così la stiamo seguendo tuttora, perché ci sembra che la storia di Stefano Cucchi sia in Italia una storia esemplare di tutto quello che non dovrebbe essere il rapporto tra le forze dell'ordine e i comuni cittadini nel momento in cui commettono un reato. Sicuramente bisogna infatti ribadire che il Fatto Quotidiano e anche tu insomma in prima persona avete da sempre e da subito seguito la faccenda, quindi vedere una evoluzione di questo tipo deve essere stato sicuramente gratificante, perché la frustrazione di fronte a un atteggiamento omertoso è sempre difficile da sostenere. Tra l'altro Silvia, le ultime novità parlano anche di omissioni nella trascrizione dei verbali, cioè pare che la figura di due carabinieri non fosse stata rappresentata nel verbale originale, e tra l'altro
l'inchiesta interna condotta proprio dagli stessi carabinieri non ha prodotto alcun risultato. Viene da chiedere, Silvia, ma la giustizia in questo paese ha forse due velocità? Antonella, questa è una domanda difficile. Io mi auguro di no. Io continuo a credere nella giustizia e che questo sia uno stato di diritto, fondamentalmente, in cui chi commette un reato di qualsiasi natura possa avere un processo, un normale, un giusto processo come si deve appunto in uno stato di diritto. Mi auguro che questa vicenda trovi comunque una soluzione che non deve assolutamente avere il sapore della vendetta. Mai e poi mai la famiglia Cucchi e nessuno di noi ha mai neanche pronunciato questa parola. Però la morte di Stefano Cucchi non deve restare impunita, nel senso che chi ha provocato quelle lesioni che poi hanno comportato tutto lo scaricabarile di cui abbiamo già parlato, che ormai credo tutti gli italiani conoscano, ovvero poi ricordiamolo, Stefano venne poi ricoverato nel reparto detentivo dell'ospedale Pertini qui di Roma proprio in seguito a quelle lesioni e morì 6 giorni dopo l'arresto in uno stato terrificante di perdita di peso, di astenia, aveva nella vescica 1,3 litri di urina perché non era, gli era stato addirittura posizionato male un catetere, insomma veramente una morte atroce, terribile, senza che i suoi genitori potessero o avessero avuto informazioni su di lui durante quei 6 giorni. Io mi auguro ancora e spero che veramente la giustizia possa in qualche modo trionfare, perché non lo si deve solo alla famiglia Cucchi, lo si deve alle tante persone che finiscono nelle mani dello Stato, perché io continuo a dire che una persona fermata o arrestata è nelle mani dello Stato e lo Stato ha il dovere sacrosanto di tutelarla più ancora che le persone non fermate o non arrestate. Appunto, lo si deve a tutti, lo si deve a Giuseppe Uva che è morto in maniera analoga, il cui processo ancora dopo tanti anni, perché la morte di Uva del 2008 e siamo ancora al processo di primo grado e non c'è stata ancora la prima sentenza, lo si deve a tutti i morti di Stato. Questa di Cucchi può essere da questo punto di vista una sentenza simbolica, semmai si arriverà e semmai come dire, veramente i reati non saranno stati prescritti. Ribadisco, la prescrizione è dietro l'angolo, se non cambia l'ipotesi accusatoria rischiamo di finire con anche in questo caso con un nulla di fatto e questo sì sarebbe veramente una pagina nera della giustizia italiana. Questo sicuramente, ma avrebbe comunque perlomeno la magrissima consolazione di aver un minimo scosso l'opinione pubblica sin troppo intorpidita negli ultimi decenni. E comunque Silvia, avendo tu fatto riferimento alla compagnia di cui purtroppo Stefano Cucchi gode, cioè diversi sono i ragazzi morti in maniera analoga a quella di Stefano, abbiamo avuto modo qualche lo scorso weekend, non questo, il precedente, magari di aver assistito all'intervista di Ilaria Cucchi e della sorella di Uva da un noto talk show su una rete nazionale. Ecco Silvia, tu che hai seguito sin dall'inizio, che effetto ti ha fatto vedere Ilaria e la sorella di Uva confrontarsi con un rappresentante del sindacato delle forze dell'ordine? Quello scontro, ricordiamolo agli ascoltatori, è nato soprattutto per un post di Ilaria, per il quale la stessa Ilaria Cucchi ha subito pesanti offese. Ecco. Comunque di fronte alla morte si dovrebbero evitare questo genere di comportamenti, ma è stato uno scontro durante il quale, un incontro durante il quale la tensione era palpabile. Che sensazione hai provato tu, Silvia? Cosa ti è sembrato sia venuto fuori da quel dibattito? Ma guarda, Antonella, purtroppo nulla di nuovo, nel senso che è chiaro che il clamore mediatico di un incontro scontro, come l'hai definito tu, del genere è tanto, insomma, ed è giusto che sia così. Però il clima che si respirava non è difforme da quello che è stato il clima negli ultimi anni, cioè si ha una contrapposizione netta tra
un cittadino o una famiglia che ha subito un torto del genere e alcuni sindacati di polizia che sono arroccati dietro posizioni che ormai non stanno più in piedi. Per fortuna la polizia è democratica, non dovrebbero esistere simili posizioni, non si può difendere a spada tratta sempre ad oltranza chiunque e qualunque cosa abbia fatto. È chiaro che noi non abbiamo ancora i colpevoli e non ci saranno colpevoli fino al terzo grado di giudizio, però arroccarsi dietro posizioni così antiche da un certo punto di vista e così corporative non fa bene né al paese né ai cittadini né tantomeno alla polizia, che invece avrebbe bisogno di essere, come la definiva l'ex capo della polizia Antonio Manganelli, una casa di vetro. Bisognerebbe riuscire a guardare dentro e riuscire a capire quello che succede, anche perché ci sono tantissimi, anzi la stragrande maggioranza dei poliziotti sono persone per bene, non commetterebbero mai atti simili, e così lo stesso vale dei carabinieri. Credo che le posizioni di Tonelli, che è il segretario del SAP, non facciano bene all'immagine delle forze dell'ordine in questo momento, e in questo momento invece ci sarebbe bisogno esattamente del contrario. Quindi sì, sicuramente forte, sicuramente è stato un dibattito forte. Ilaria è una persona forte, lo ha dimostrato in questi anni, così anche Lucia Uva è nelle stesse condizioni. Ilaria sapeva benissimo di andare, di dover partecipare a uno scontro di quel genere, però per gli addetti ai lavori purtroppo non c'è nulla di nuovo sotto il sole. A volte le scelte degli ospiti sono fatte in modo tale da creare proprio questo tipo di scontro. Ci sta, sono le regole della TV, è normale che sia così, però insomma ci sono anche tanti altri sindacati di polizia molto più democratici che la pensano molto diversamente anche sul caso Cucchi. Grazie Silvia. Dottoressa, viene spontaneo chiedersi quante argomentazioni dovrebbero essere, quanti aspetti dovrebbero essere dischiusi di questo tragico evento. La prima cosa che si chiede, penso che anche molti ascoltatori si stiano chiedendo, dov'era il legale per tutelare i diritti di questo fermato? E quanto fossero consapevoli, se è vero che è avvenuto questo, i militari di quello che stavano facendo, visto che quelle lesioni avrebbero dovuto essere mostrate anche successivamente, e quindi in quale maniera poterle giustificare, oltre che una caduta insomma accidentale? Ma purtroppo si ha la sensazione a volte in molte caserme che le cose che avvengono all'interno, appunto, che non ci siano i muri di vetro, che non ci siano pareti limpide per far vedere cosa accade all'esterno. Molto spesso anche lo stesso Tonelli ha chiesto che vengano messe delle telecamere all'interno delle caserme. In molte caserme le telecamere ci sono già, che spesso non funzionano, che spesso i filmati poi non sono visibili. Ho la sensazione che all'interno, appunto, stiamo sempre parlando di una minoranza di persone che vestono la divisa, per fortuna, però l'idea è che queste persone abbiano la sensazione di poter rimanere impuniti, perché tanto i panni sporchi si lavano in casa, e quindi all'interno, per esempio, io stesso ho scritto e verificato che all'interno dell'arma, subito dopo la morte di Cucchi, fu avviata un'indagine interna. La stessa cosa ci disse l'allora comandante provinciale dei carabinieri del Lazio, Vittorio Tommasone, che era stata avviata un'indagine interna. Abbiamo scoperto adesso che furono convocati tutti, e questa è una stranezza se vogliamo nelle normali inchieste interne, vennero convocati tutti coloro che avevano partecipato a quell'arresto, quindi non solo il comandante della stazione che oggi è indagato per falsa testimonianza, ma anche tutti coloro che materialmente avevano preso parte a quella notte, in qualche modo che avevano avuto a che fare con Stefano Cucchi. Ed è strano, letta con gli occhi di un cittadino naturalmente o di un giornalista, che
non venne fuori nulla, anche perché, come ha ricordato Antonella prima, ci sono delle anomalie procedurali molto gravi. Una su tutte, Stefano Cucchi quella notte non venne fotosegnalato. Il fotosegnalamento è un atto obbligatorio nel momento in cui si arresta una persona. Esiste una stazione dei carabinieri a Roma dove vengono portati tutti gli arrestati e viene fatto il fotosegnalamento. In quel caso il fotosegnalamento non fu fatto e anche lì le fonti o i testimoni si contraddicono, perché qualcuno dice non fu fatto perché il macchinario era rotto e il comandante indagato dice non fu fatto perché tanto Cucchi aveva con sé i documenti e quindi nel momento in cui ci rendemmo conto che era un tossicodipendente che non voleva farsi fotosegnalare, allora andammo oltre, procedemmo. Questo è anomalo quantomeno, no? Poi appunto non sta a me giudicare, saranno gli organi preposti a farlo, però è un'anomalia procedurale ed è un'anomalia procedurale grave, come è stato riconosciuto da molti dei colleghi dei carabinieri indagati ascoltati dalla Procura di Roma in questi giorni. Un verbale di fotosegnalamento venne addirittura sbianchettato, insomma ci sono una serie di cose strane che adesso stanno venendo fuori, così come è stato fondamentale in questa inchiesta bis la testimonianza di molte persone, cioè tutto è nato dalla caparbietà della famiglia Cucchi e del loro legale Fabio Anselmo dell'andare fino in fondo, ma tutto è nato grazie a due carabinieri che a un certo punto, per motivi che non vogliamo conoscere, nel senso che possono anche essere motivi assolutamente personali, ma che hanno trovato il coraggio di iniziare a parlare, cioè di rompere il muro dell'omertà che c'era stato fino ad allora, e questo ha dato vita poi a una serie di testimonianze che sono tutte agli atti della procura, che hanno fatto sì che si arrivasse adesso, un mese fa, alla richiesta di incidente probatorio in cui sono venute fuori le parole degli stessi carabinieri. E l'altro esempio è molto grave, almeno a mio giudizio, è che i carabinieri indagati tra loro hanno iniziato a parlare, quando è venuta fuori la notizia dell'indagine bis, hanno iniziato a parlare fra loro, hanno cominciato a chiedere di cambiare numero di telefono, di non parlare al telefono per il timore di essere intercettati, si trovavano in casa di uno o dell'altro per cercare di avere una linea comune di difesa di fronte ai magistrati. Ecco, questo è l'esempio di come l'arma non dovrebbe essere, al di là di quelle che sono le responsabilità penali. Un carabiniere, un poliziotto è un uomo dello Stato queste cose non le fa, cioè c'è un problema morale molto grave, secondo me, al di là di quello che è il problema giudiziario. Sarebbe anche da chiedersi, visto che questo episodio ha suscitato scalpore, se è vero che ci sono stati altri pestaggi e quali pestaggi, cioè nei confronti di chi avvengono, cioè se è un fatto, diciamo, occasionale o un fatto abitudinario. E questo purtroppo non lo possiamo sapere, lo possiamo intuire, lo possiamo immaginare, possiamo augurarci che non sia vero. Finora sono molto pochi i casi che sono venuti fuori e molto spesso purtroppo le vicende giudiziarie ci hanno dimostrato che non è così facile arrivare a una sentenza di condanna nei confronti di uomini dello Stato. L'abbiamo visto con il caso di Federico Aldrovandi a Ferrara, insomma i poliziotti che sono stati condannati sono attualmente in servizio. Non lo sappiamo, probabilmente non lo sapremo mai. Molto spesso, anzi esclusivamente, queste notizie vengono fuori perché alle spalle di queste persone ci sono delle famiglie coraggiose che trovano comunque la forza, il coraggio, nonostante il lutto e il dolore, di sporgere denuncia e di imbattersi in quelli che sono poi tutti i risvolti mediatici di una vicenda del genere, perché la scelta di Ilaria Cucchi di postare sul suo profilo Facebook la foto pubblica di uno dei carabinieri indagati, al di là del fatto che è stata una scelta emotiva, e conoscendo in aria questo ve lo posso assicurare, è stata veramente solo una scelta emotiva, probabilmente Ilaria non ha pensato alle conseguenze legali che ci potevano essere, però insomma ci vuole tanto coraggio a fare una cosa del genere, anche perché poi ti trovi di fronte a insulti, a offese, a critiche, a anche
appunto anche degli stessi media che di fronte a una cosa del genere hanno preso le distanze da Ilaria Cucchi dicendo però questo non lo dovevi fare. È vero, probabilmente non lo doveva fare, ma ricordiamoci che Ilaria è comunque una persona normale con dei sentimenti, non è fatta di gomma e a volte insomma di fronte a quelli che potrebbero essere gli assassini di suo fratello ha commesso un errore che probabilmente, anzi che sicuramente però è umano, insomma. È difficile dire quanti casi non sono venuti fuori, probabilmente molti di più di quelli che immaginiamo, però questo non lo sapremo fino a quando le telecamere all'interno delle caserme non saranno realmente funzionanti. Giusto, Silvia, ovviamente quello di Ilaria, concordo, sottoscrivo ovviamente quello che tu dici, è stato un gesto assolutamente emotivo che può non condividersi, ma va senz'altro compreso nella sua reale natura. E sollevare un polverone poi per questa foto postata, per l'atteggiamento che le si rimprovera forse un po' troppo mediatico, ma non dimentichiamo che questo è l'unico strumento in mano a Ilaria Cucchi che ha visto morire suo fratello nel modo peggiore possibile e immaginabile, ed è questo quello che forse in questa storia inquieta più di ogni altra cosa. Ricordi, come tu dicevi, ci sono stati due militari che il 14 maggio si sono presentati nello studio dell'avvocato Anselmo per fare delle dichiarazioni spontanee. Questo deve far riflettere, perché comunque non è un atteggiamento punitivo nei confronti dell'arma della polizia per partito preso. Si vogliono accorciare le distanze tra il cittadino e chi ci tutela, perché entrambi siamo in difficoltà. Quindi, Silvia, non sarebbe proprio interesse da parte delle forze dell'ordine fare quanta più chiarezza possibile su questa faccenda, invece di scoprire che gli atti vengono falsificati, che addirittura se si abbandona l'arma si decide di andare a rapinare le gioiellerie? Cioè, queste affermazioni sconvolgono il cittadino e lo allontanano ancora di più. Che riferimento rimane altrimenti? Sì, Antonello, sono perfettamente d'accordo con te. In questi casi credo che quello che un po' che dicevamo prima, cioè che sarebbe necessaria una presa di posizione molto forte delle istituzioni e delle amministrazioni competenti. Di fronte a un caso del genere non ci si limita a trasferire la persona coinvolta, ma nel momento in cui vengono fuori queste cose così gravi, anche come dicevamo da un punto di vista etico, lì tutti ci saremmo aspettati una presa di posizione del comandante generale dell'arma del 7, almeno in questa fase delle indagini, perché una parola in questo caso sarebbe stata più efficace di mille provvedimenti. Purtroppo tutto questo non accade, perché ci si scontra con una realtà veramente molto antiquata da questo punto di vista e con una mentalità molto antica. Di fronte, quando io cito di nuovo Manganelli, perché a mio avviso è stato un grande capo della polizia, quando Manganelli chiese scusa alla famiglia Aldrovandi per quello che era successo, è stato uno, credo, dei primi esempi in questo paese di una presa di posizione del genere, molti sindacati di polizia all'interno si scatenarono contro di lui, proprio perché era andato oltre quel corporativismo che invece distingue ancora purtroppo le forze dell'ordine. È un atto di coraggio, è un atto di coraggio che però dà, come dire, traccia la linea del dove dobbiamo andare, fino a quando i panni sporchi si laveranno in casa, la polvere sarà messa sotto il tappeto, le cose cambieranno poco. A volte si ha più paura delle reazioni interne che di quelle esterne, e questo è, credo, un errore gravissimo, proprio perché distanzia moltissimo le forze dell'ordine dai cittadini, perché i cittadini si sentono poco rappresentati o poco tutelati da chi di fronte a ad accuse così gravi non prende una posizione netta. È chiaro che, ribadiamo, tutti sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, però ci sono dei comportamenti che vanno quantomeno
puniti o comunque messi al bando da un punto di vista etico, e finché questo non si farà le cose continueranno ad andare così. Ecco, dottoressa, questo punto di vista sicuramente è condivisibile, credo, da tutti. E naturalmente, non per piaggeria, sia ben chiaro, anche quando avviene il contrario, cioè quando i nostri rappresentanti delle forze di polizia vengono aggrediti e vengono ammazzati, va dato anche a loro un riferimento, un riconoscimento, diciamo, di attenzione uguale a quello che stiamo facendo ora nei confronti del povero Cucchi. E in ogni caso, lei crede che ci possa essere anche un coinvolgimento dei vertici dell'arma in questa triste storia? Beh, lei mi fa una domanda molto difficile, ovviamente come da giornalista è difficile rispondere a una cosa del genere. Io questo non lo so, posso avere una mia opinione e non so se è il caso di riferirla pubblicamente. Sicuramente qualcosa lì era venuto fuori, perché appunto non sarebbero stati convocati tutti gli attori di quella notte. Sicuramente il dubbio, quantomeno nei vertici, ai vertici venne, perché altrimenti la cosa sarebbe andata liscia come va liscia tutte le notti di tutti gli anni. Invece lì qualcosa era andato storto e lo stiamo capendo adesso. Io vi dico che io più volte ho provato a contattare i vertici, gli allora vertici provinciali di Roma dei Carabinieri, e ancora oggi nessuno di loro vuole parlare. È chiaro che loro potrebbero dire, come dire, no, fatte tutte le indagini interne, a loro non era stata detta la verità e quindi ufficialmente non risultava nulla. Non lo so, questo è diciamo che è ancora una fase dell'indagine ed è un lato molto delicato dell'indagine. Vedremo, sicuramente sono convinta che il procuratore Pignatone e il sostituto Musarò andranno a fondo e continueranno a sentire persone, ad ascoltare testimoni. Quindi eventualmente sono sicura che è un coinvolgimento quantomeno in quello che successe, insomma, nel caso in cui ci fu, verrà fuori. Sta a loro dirlo, non sta a noi. Noi giornalisti proviamo soltanto a cercare risposte. La stessa Ilaria Cucchi ha provato più volte a coinvolgere il comandante generale del 7, non c'è riuscita. Io stesso ho provato a contattarlo, mi è stato risposto che avrei dovuto mandare una mail e che al 99% comunque la risposta sarebbe stata un no rispetto a una possibile intervista. Però niente di nuovo sotto il sole, insomma, siamo abbastanza abituati a questi comportamenti, purtroppo. Silvia, tu accennavi poc'anzi al silenzio delle istituzioni rispetto a questo episodio. Il nostro è un paese, definiamolo naturalmente male episodio, di fronte a questo caso terribile per la nostra cronaca, ma è un atteggiamento questo al quale noi siamo abituati, perché possiamo ascoltare lo stesso silenzio istituzionale quando parliamo ad esempio delle minacce lanciate da Totò Riina nei confronti del PM Nino Di Matteo, che si occupa del processo trattativa Stato-mafia. Ma questo Stato che è così silenzioso, come può secondo te definire le proprie carceri e istituti rieducativi? La situazione delle carceri italiane è sicuramente drammatica, iperaffollate, non c'è personale, le condizioni di detenzione sono veramente difficili e penose. Come può questo Stato rieducare, arrogarsi il diritto di rieducare un cittadino che magari ha commesso un errore, come è accaduto a Stefano? Voglio dire, quel pestaggio voleva forse avere uno scopo educativo? No, quel pestaggio non aveva nessuno scopo educativo, quel pestaggio probabilmente è stato dettato dalla frustrazione. Sì, nel senso che a quelli che sono gli atti, naturalmente, probabilmente
I carabinieri quella notte avevano avuto una segnalazione circa lo spaccio di stupefacenti che c'era fuori da quel parco e sicuramente stavano cercando un quantitativo di droga maggiore rispetto a quello che Stefano aveva con sé. Non a caso, subito dopo l'arresto, subito dopo il fermo di Stefano, gli vanno a fare una perquisizione domiciliare e non trovano nulla. Rispetto a questo e rispetto all'atteggiamento di Stefano, che sicuramente non era un atteggiamento tranquillo di una persona che non ha fatto nulla, ma era un atteggiamento comunque ostile rispetto ai carabinieri, lì è probabilmente, nel calcio si direbbe il fallo di frustrazione, no? Rispetto a quello probabilmente sono partite mani e piedi che non sarebbero dovuti partire. Io credo, anzi sono convinta, che il carcere in Italia da troppi anni a questa parte non abbia alcuna funzione rieducativa. Non si può rieducare una persona in quelle condizioni, non è possibile, né in questo momento, quando comunque le carceri sono meno affollate di come erano 6 mesi fa o un anno fa, né tantomeno appunto prima. Non è possibile perché nelle carceri, al di là del fatto che in una cella ci sono fino a 6-9 persone, a Poggio Reale ci sono stati dei momenti in cui in una cella c'erano i letti a 3 castelli, non a 2, cioè dal terzo piano, tanto che una volta un detenuto, non ricordo se a Poggio Reale, ma morì cadendo dalla brandina del terzo piano. Non è solo il problema del sovraffollamento, il problema delle carceri è che nelle carceri non si fa nulla. In molte carceri sono aperte le porte delle celle quasi tutto il giorno, ma i detenuti fanno soltanto il percorso del corridoio, non c'è alcuna attività professionale o rieducativa. Ci sono laddove le associazioni che entrano in carcere portano in qualche modo delle forme di lavoro o di crescita culturale. Adesso per esempio a Re Bibbia sono in corso da più tempo dei corsi universitari per i detenuti, cioè non solo scolastici ma anche universitari. Un modo per dire: ok, nel momento in cui esci tu hai una laurea e questa laurea è spendibile. Questo significa che tu dai a quella persona la possibilità un domani di reintegrarsi nella società, che è quello che prevede la nostra Costituzione. Tra l'altro, purtroppo, siccome le associazioni non vengono finanziate e siccome lo Stato è fermo su se stesso, questo non accade ovunque, accade soltanto e anche lì dove c'è riguarda solo pochi detenuti. La stragrande maggioranza rimane parcheggiata o a passeggiare nei corridoi delle carceri a non fare nulla. Ed è chiaro che nel momento in cui una persona che passa 5, 10 anni, 15 anni a non fare nulla, nel momento in cui esce è una nullità, si è annullata psicologicamente al punto che non ha nulla da spendere nella società. Già stare 10 anni fuori dalla società e non sapere cosa è successo intorno è difficile, ma lo è ancora di più nel momento in cui sei talmente annullato, talmente tanto fuori da te stesso che non hai nulla da fare, non hai nulla da dire. E quindi non funzionerà mai questo meccanismo. Silvio, un'ultimissima domanda, sappiamo che devi scappare. È una considerazione che io chiedo di condividere con lei. Lei pensa che questo incidente comunque si risolva, possa rendere, diciamo così, più prudenti o comunque meno incisivi gli interventi delle forze dell'ordine? Me lo auguro, ma purtroppo temo di no. Credo che l'unica cosa da fare sarebbe, speriamo che si faccia prima o poi, una riforma culturale vera delle forze dell'ordine, cioè questi sono è un problema culturale, nel senso che se all'interno non viene insegnato, non vengono formate le persone, continueremo ad avere questi problemi. Io sono stata l'anno scorso a Nettuno, qui vicino a Roma, dove c'è la scuola dell'ordine pubblico della polizia, e lì qualcosa si comincia a fare, nel senso che l'ordine pubblico, come sapete, è un altro delle situazioni a rischio dove troppo spesso i manganelli vengono usati senza motivo. Lì qualcosa si comincia a fare perché si comincia a fare formazione non solo pratica, cioè non solo come si va a testuggine a contrastare un corteo, ma anche formazione teorica, cioè agli allievi, agli istruttori viene spiegato
come non usare il manganello, cioè tutto quello che serve a non trovare lo scontro. In molti paesi europei la polizia non viene quasi mai a confronto e allo scontro con i manifestanti, vengono usate e adottate delle tecniche, una su tutti gli idranti, ma anche le barriere mobili che impediscono il contatto. È un problema culturale. Fino a quando non ci sarà questa riforma all'interno delle forze dell'ordine, purtroppo il senso di impunità continuerà a esserci e temo che, mi auguro di no, naturalmente mi auguro di essere smentita dalla realtà, ma temo che anche laddove si arrivasse a una condanna nel caso di Stefano Cucchi, temo che questo non possa essere troppo di lezione, anche perché purtroppo l'abbiamo visto, le condanne sono sempre state molto lievi nei confronti di chi indossa una divisa ed è come se la giustizia viaggiasse su due binari diversi. Era il quesito che ci ponevamo all'inizio, infatti. Bene, ringraziamo Silvia Donghia, giornalista del Fatto Quotidiano, e continuiamo naturalmente a seguire con te, Silvia, i risvolti, tutto quello che accadrà, e non mancherà occasione naturalmente per poterli commentare ancora insieme. Grazie a Silvia Donghia. Buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Allora Rosario, il nostro Massimo è ancora... scollegato? Massimo è ancora scollegato, si può dire così, scolle e poi gatto. Sì, scollegato. Però verrebbe da aggiungere, se Rosario me lo consente. Ma io ti consento tutto. Una considerazione su quello che credo volesse dire la nostra intervistata, cioè le migliori vittorie sono quelle che si ottengono senza combattere. E, diciamo, questo obiettivo si raggiunge soprattutto, come diceva, attraverso una preparazione che non è solo una preparazione fisica, una formazione quindi che anche insegna a trattare con ogni tipo di a sapersi barcamenare in tutte le situazioni senza ricorrere, certo. È molto importante questo, sì. Ma Ugo, la questione fondamentale, secondo me, l'ha detto Silvia Donghia, che è una questione culturale che manca. Noi siamo un paese dove siamo arretrati sotto questo aspetto, molto arretrati. Quindi io credo delle volte che siamo rimasti un po' al ventennio su alcune cose. Non siamo andati oltre. È come se non fosse successo niente dopo. Questa è la mia personalissima opinione. E diciamo con la sensazione che ho dentro sotto questo aspetto, perché non ci dimentichiamo quello che è successo al G8 a Genova, tutte quelle cose lì. Cioè, è anche vero il contrario. Il problema è che il problema grosso, secondo me, è che le forze dell'ordine in Italia non sono addestrate completamente all'ordine, perché non è col manganello, non è con la forza che tu fai ordine molte volte, no? Ci sono casi rari che serve qui dove serve il manganello. Serve tutt'altra psicologia, tutt'altro modo di operare. Ma in Italia è così, cioè in Italia dimentichiamoci che siamo molto arretrati, tanto arretrati sotto questo aspetto. È sicuramente un paese delle grandi contraddizioni. Silvia Donghia parlava di silenzio istituzionale, che è un'altra realtà che noi conosciamo molto bene e di cui discutiamo spesso durante le nostre trasmissioni. Ma nel caso specifico, nel caso di Stefano Cucchi, sicuramente va riconosciuto grandissimo merito alla famiglia, che non ha fatto cadere nell'oblio il ricordo terribile di quello che è successo. Eppure loro ogni giorno alimentano la mancanza fisica di questo figlio, di questo fratello, che sicuramente aveva dei problemi, non era un ragazzo facile, era un ragazzo che soffriva di dipendenze, quindi sicuramente con una personalità molto difficile con la quale entrare in contatto, ma era pur sempre un figlio, era pur sempre un fratello. Ma anche perché anche se uno ha dei problemi, non lo succede, insomma. Non è quello, no, infatti, appunto, i problemi della persona. No, dico questo, Rosario, perché le intercettazioni che sono state poi diffuse
sono davvero inquietanti. Non dico questo naturalmente per alimentare alcuna forma di odio, ripeto, l'intendimento invece è opposto. Si deve parlare di tutto questo e capire davvero che cosa è successo per consentire ai cittadini di tornare a guardare con fiducia, di sentirsi ancora tutelati e comunque coadiuvati nell'azione quotidiana. Per cui questo è fondamentale sottolinearlo. Ma è davvero inquietante sentir dire da un appartenente alle forze dell'ordine che, qualora dovesse rendersi necessario il suo congedo, comunque si darà ad attività delinquenziali. È inquietante ascoltare delle intercettazioni che raccontano con fare quasi orgoglioso d'aver pestato un tossicodipendente. Sono cose che comunque al cittadino fa male ascoltare. Fa molto male, per cui è un profondissimo cambiamento culturale quello che si deve fare, anzitutto proprio come individui, come Ma esseri umani. questo c'è da dire che questi personaggi, questi fortunatamente non sono la maggioranza, no? Di poliziotti e carabinieri, la maggioranza è quella gente che lotta contro la mafia, che viene uccisa, la maggioranza lotta alla criminalità veramente organizzata, insomma, la maggioranza che fa da scorta a magistrati come Nino di Matteo, insomma, non so se rende l'idea. Però questa gente Assolutamente. qua, questi personaggi, è come se sputassero in faccia a tutti i propri colleghi che muoiono oppure si danno da fare per portare una certa legalità nel nostro paese. Cioè, io lo vedo così. Cioè, allora questa gente non merita di vestire una divisa, non merita neanche di fare un tipo di servizio. Non so, deve essere messa da Assolutamente, sono parte sì. perché non è adatta a fare questo tipo di lavori. E Ecco, invece no, perché sarebbe se tu vedi meglio. con Aldrovandi, anche se vengono definitivamente, non so se definitivamente oppure, ma vengono condannati, lo Stato li lascia in servizio. Cioè, che garanzia può darmi un poliziotto che ha ucciso uno, è stato condannato da un tribunale e tu me lo lasci in servizio? Significa sputtanare proprio il discorso su quello che ha fatto il tribunale, tutto il lavoro che c'è stato dietro della magistratura, no? Tutta la sofferenza delle famiglie. Oltre che E la comunque. sofferenza che è capibile, ma io guardo l'aspetto legale, no, della cosa. Cioè, io vengo condannato, allora a questo punto mettiamo quelle persone che hanno contraffatto i tesserini là, delle presenze lì dove a Genova, in Imperia, dove era, che A hanno Sanremo. a Sanremo, cioè quelli lì perché devono essere licenziati? Sì, però mi Scusami, consenti una se uno può considerazione. uccidere e non perdere il posto di lavoro, perché quello deve essere licenziato? Cioè, Lo sai, togliergli. una considerazione, diciamo, dobbiamo farla. Lo Stato, è vero, inizia, come diceva la Donghia, con i carabinieri, i poliziotti, i militari, eccetera, ma lo Stato di prima dov'è? E qui dovrebbe anche venire fuori un discorso un po' più ampio, e cioè questi ragazzi per strada, che sono forse costretti o non costretti a spacciare, sono stati abbandonati dallo Stato. E poi lo Stato lo cerchiamo nell'ultima fase, quando questi ragazzi magari vengono fermati. E allora andrebbe fatto quindi un discorso, ritengo, un po' più ampio, e chiedersi che lo Stato, se c'è, faccia un colpo, ma anche prima, si faccia Che la sentire, sua insomma. presenza, insomma, sia tangibile, che non sia soltanto Questi ragazzi cercano lo un'idea. Stato anche prima e non solo alla No, fine. sono d'accordo. Ma il Quindi. problema è proprio questo. Ugo, la questione è che noi siamo un paese alla deriva. Io lo vedo così questo paese. In tutti i Però campi, in tutti i campi. questo paese della deriva fa dei processi, subisce degli omicidi, diciamo, Sì, ma non avvengono. è in grado di difendersi. È in grado di difendere Nino Di Matteo, sto Stato? No. E anzi, è in prima persona che vorrebbe farlo fuori a Nino Di Matteo. C'è Non quella parte solo, dello ma la Stato. difesa di un magistrato come Nino Di Matteo, che ripetiamolo per i nostri ascoltatori e non, che naturalmente è impegnato nel processo trattativa Stato-mafia, cioè già la ragione per la quale questo processo è su è inquietante di per sé. Perché è inquietante pensare che lo Stato possa essere stato colluso, connivente con la mafia, insomma, già questo è impressionante. Ma ancora più impressionante il fatto che la tutela di un magistrato che sta seguendo un processo di questo tipo venga sostanzialmente affidata alla buona volontà
non solo del personale di scorta che gli è stato assegnato, certo, ma anche ai cittadini comuni che giungono da ogni parte d'Italia, anche dall'estremo nord, che giungono lì a Palermo, dandosi il cambio, facendo turni, eccetera, per garantire comunque tanto più un sostegno morale, naturalmente, perché un uomo come Di Matteo corre il rischio di sentirsi come si sono sentiti al tempo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, cioè abbandonati, completamente isolati, messi in condizione di non poter operare per la giustizia e la legalità. Certo, certo. Quindi io il mio ragionamento era un ragionamento da cittadino della strada, da persona che vive le condizioni della nostra società, cioè come te, come ovunque, cioè come tutti quanti. E io faccio queste considerazioni, io mi sento come cittadino, mi sento che questo Stato è alla deriva, che tutto è alla deriva, non funziona più niente, cioè ci raccontano un sacco di frottole, di stupidaggini, cioè continuamente, costantemente, e i media sono collusi con questa gente che ci raccontano frottole. Certo. Cioè adesso sembra che lo Stato va benissimo, però la gente muore di fame. Vabbè, certo. Sono d'accordo. Cioè, cosa fa? Uno Stato che va benissimo, una società che va bene, non ha gente che si muore di fame. Sì, infatti c'è un enorme divario tra quello che ci viene detto e quello che noi viviamo. Per questo, ma per questo punto, c'è sulla frottola. Noi viviamo sulle bugie costanti che ci dicono, che ci vengono riferite. Ma non è che ce le dice l'uomo qualunque della strada, ce le racconta la gente in televisione costantemente. Cioè i media, quei giornalisti che sono venduti al potere. Tante volte, Rosario, noi abbiamo affrontato questo argomento e tante volte ci siamo detti che l'informazione è assolutamente pilotata e comunque ritagliata sulla figura di chi in quel momento deve essere un determinato ruolo, mettiamola così. Ma è pur vero che ci sono persone come Ilaria Cucchi, come la redazione di Antimafia 2000, come tanti altri giornalisti che conducono una vita difficilissima professionalmente, ma che si impegnano comunque affinché ci sia una certa obiettività, affinché ci sia una informazione plurima, corretta, che dia la possibilità ad ognuno di crearsi una propria opinione. Ma il fatto è questo, il fatto particolare, cioè preoccupante, è che però la potenza diciamo di penetrazione con l'informazione ce l'ha la gente che ci racconta frottole. E quello, certo, perché tutti quanti noi, anche noi con questo piccolo, con questa piccola trasmissione, questa, diciamo, che ci diamo da fare per cercare delle informazioni, ma noi non abbiamo una penetrazione come hanno sti grandi media, come hanno, certo, con tutti i canali televisivi oppure i grossi giornali. Sì, puoi trovare per esempio la voce che ti esce fuori dal coro è il Fatto Quotidiano, che ti va a raccontare i fatti, ti racconta le cose, non so se rendo l'idea, ma non posso credere in Repubblica oppure in l'Unità oppure il giornale, perché se ti vai delle volte mi sembra che hanno tutti i titoli uguali, delle volte come fai caso anche i telegiornali per televisione sembrano fatti tutti fatti dalla stessa persona e passati a tutte le redazioni, insomma. Questo è assolutamente vero, sembra che ci sia un canovaccio. Però questa gente ha una penetrazione maggiore rispetto a grandissimo lavoro che fanno tutti quanti, no? Tipo anche Antimafia 2000, quello che fa Giorgio Bongiovanni, che fanno tutti gli amici. Salvatore Borsellino con le agende rosse in tutta Italia, la scorta civica. Giulietto Chiesa, più li mettiamo. Ma cioè, alla fine noi raccogliamo quelle che possiamo raccogliere, però la penetrazione maggiore sulla nostra gente. Sicuramente, quello che momento, dici è assolutamente vero, ma è pur momento, vero che se negli ultimi anni testate giornalistiche così di nicchia come Antimafia 2000 o anche, scusami Massimo, ma non me ne vorrai, anche come PianetaOggiTV.net sono piccoli tentativi ma comunque tenaci, e una piccola donna come Ilaria Cucchi ci ha dimostrato quanto la tenacia possa essere importante. È stato grazie, certo, alla sua determinazione e anche grazie, come dire, a un richiamo della coscienza dei due carabinieri che si sono presentati spontaneamente presso lo studio dell'avvocato della famiglia Cucchi, che la situazione da drammatica quale sembrava essere
è riuscita a trovare una svolta, speriamo perlomeno chiarificatrice. Quindi bisogna comunque continuare su questa strada. Beh, certo, non dobbiamo demordere. Della perseveranza. Non gettiamo mica la spugna, sai. Noi andiamo avanti sempre, tutti quanti. Si va avanti, non è che non si va. Esatto, bisogna avere la testa dura. In questo momento è come Davide contro Golia, insomma. Ma tu te la ricordi come è andata a finire, no? Quindi sì. Siamo sulla buona strada. Allora, per questo io ci spero. Per questo spero tantissimo che cambino le cose. Certo, ci andrà bene, sì. Sono le 19:26, come dicevo, siamo in diretta su Radio Science e se il nostro Massimo Bonello è pronto, gli passeremo la linea per gli ultimi aggiornamenti. Sì, alle 19:26 riprendiamo la linea da Venezia per le ultime notizie. Dunque, ne do una appena arrivata, anzi la prendo perché ho visto che la prendo in questo momento dal televideo, il quale dice: Stati Uniti, scoperto un nuovo pianeta gigante, 10 volte la Terra, orbita a una distanza di circa 20 volte quella di Nettuno, il pianeta più esterno del sistema solare dopo il declassamento di Plutone a pianeta nano. Questo nuovo pianeta viene soprannominato Planet 9, cioè pianeta 9. Bene, allora andiamo avanti con altre notizie che ci sono appena giunte. Dunque parliamo di terremoti. C'è stata una scossa di magnitudo 2.4 in Toscana, in provincia di Pistoia, 3.4 nel canale di Sicilia, poi magnitudo 2.3 e 2.1 in Molise. Ecco, ricordiamo che in Molise, Capovasso e provincia prosegue questo sciame sismico. Abbiamo parlato anche noi di Pianeta Oggi TV con dei collegamenti, con dei link che mandavano al telegiornale di Telemolise per avere maggiori informazioni più dettagliate. E dunque, poi nel pomeriggio c'è stato anche un sisma di lieve intensità, parliamo di un magnitudo 2.1 a Mantova, dati in GV. Dopo questo aggiornamento andiamo con un'altra notizia di cronaca nerissima, potremmo dire. Dopo Mestre, ricorderete tutti questa notizia che ha fatto il Giro d'Italia, che praticamente una donna anziana è stata di fatto segata con una sega elettrica da un matto che abitava lì nelle immediate vicinanze. Adesso andiamo ad Atene perché abbiamo un fatto simile, notizia che la ricavo dal Metropolis Web: pensionato fatto a pezzi e nascosto nel freezer, si cerca una donna bulgara. Vediamo di leggere un attimo cosa c'è scritto. Atene, il corpo trovato casualmente nel freezer di un appartamento vuoto di Atene appartiene a un marinaio in pensione di 65 anni che è stato probabilmente soffocato a morte. Lo riferiscono oggi i media greci. A una settimana dal macabro ritrovamento fatto da un ufficiale giudiziario venuto per un pignoramento. Il corpo è probabilmente rimasto nel freezer per almeno un anno da quando il fratello della vittima ne denunciò la scomparsa. Si cerca ora una donna bulgara di 45 anni che viveva con la vittima e ha ormai lasciato la Grecia. E questa è un po' la notizia che io ve l'ho un attimino riassunta. Altre novità di questi ultimi minuti, vediamo un attimo. No, non ce ne sono. Ricordiamo ricordiamo la notizia, la sto cercando, eccola qui. Ecco, per quanto riguarda la finanza, mercoledì nero per le borse europee, piegate dalle forti perdite dei mercati asiatici, con Tokyo ai minimi da 15 mesi a meno 3,7% e Hong Kong a meno 3,8% e dal tonfo del petrolio a 28,16 dollari
il barile. Ecco, c'è da chiedersi come mai questo petrolio scende sempre di prezzo, però quando vai a fare il pieno costa sempre tanto. Allora io mi domando, ma quante accise, quanta porcheria ci hanno messo dentro su questo petrolio, che non si riesce a fare un pieno di benzina spendendo una cifra decente, insomma. Perché non cala quando si va a fare benzina? Perché al posto di spendere, non so, 30 euro non se ne spende 23, 24, non ho capito io, 25. Cioè, non cala per niente, o se no a mo' di centesimi, non lo so, una domanda che butto anche a voi così. Cioè, quante accise ci hanno messo questi personaggi squallidi? Beh, credo sbagliata, e comunque sul livello di tassazione non solo percepito ma reale credo che sia necessario realizzare tutta un'altra trasmissione, Massimo, perché il discorso è molto lungo e molto complicato, ma è in cantiere, per cui spero che presto si possa, si possa discutere di questo. No, questo perché mi sembra a me che ci sia anche che qualche su queste accise, no? Ci sia anche una cifra che vada per il cinema, per l'industria del cinema, se non vado errato, ma credo che sia proprio così. Mi informerò meglio, adesso la butto lì come ipotesi, ma non è tanto un'ipotesi, va anche, c'era infatti una polemica circa 2 anni fa, ecco, che si voleva appunto ricavare una quantità di denaro per il cinema. Per il cinema potrebbe stare bene, ma per la guerra di Libia o di qualcosa del genere che è rimasta dentro, insomma, ma ci manca solo che ci hanno messo anche le guerre puniche e poi dopo, insomma. Sì, purtroppo sì. Sì, no, ecco, poi io non, sì, non volevo toccarlo, giustamente Rosario Moreno ha toccato un tasto molto importante, perché, insomma, voglio dire, queste accise sarebbe bene un po' eliminarle, perché non si può andare avanti in questo modo, soprattutto alla luce di un paese così in crisi. Allora, le cose sono due: o si vogliono eliminare perché qualcuno vuol sempre ricavarci tanto denaro e tutti ci vogliono mangiare sopra, oppure perché si vuole mettere in ginocchio un popolo italiano, forse perché dà fastidio, forse perché in Europa ci deve rimanere solamente ai vertici la Germania e la Francia, non lo so, sono ipotesi che butto lì, poi motivo anche per gli ascoltatori di fare i vari ragionamenti e approfondire, insomma. Non teniamo però le antenne chiuse, le antenne basse, cerchiamo di alzarle e parecchio anche. Va bene, alle 19.33 io non ho altre news dell'ultima ora, se non ci sono domande io darei appuntamento per le 22, guardando se ci sono, sono ulteriori notizie, novità, e nel frattempo vi restituisco la linea a voi a Bari. Un saluto dunque a Antonella e Ugo Lombardi e naturalmente al nostro tecnico regia centrale Rosario Moreno, che so che sta facendo una un notevole sforzo per portare avanti la sua radio, televisione, web, che comunque è uno sforzo che penso che ne vale la pena, perché gli ascolti sono molto molto alti. Quindi complimenti a voi tutti, è tutto quindi da Venezia, restituisco la linea a voi, ci sentiamo più tardi. Bene. Grazie Massimo. Grazie. Sì, è proprio arrivato il momento di salutare i nostri ascoltatori, dare a chi può l'appuntamento alle 22 sempre su Radio Science per Osservatorio Antimafia. Io vi consiglio di rimanere collegati con Radio Science, perché questa sera avremo il nostro direttore Giorgio Bongiovanni che potrà intervenire durante la trasmissione, per cui risintonizzatemi alle 22, altrimenti ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle 18.30 per Spazio Aperto su Radio Science. A più tardi per chi potrà e a mercoledì prossimo per chi non potrà. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao, ciao a tutti. E vado con la sigla. Partita.